A 4 giorni dalle dimissioni, una marea di fedeli ha salutato Benedetto XVI a Piazza San Pietro nell'ultimo Angelus del suo pontificato. Il Papa ha ringraziato per l'affetto e le preghiere ricevute e ha assicurato: continuerò a servire la Chiesa, ma in modo più adatto alla mia età. Ratzinger ha parlato con commozione, la folla l'ha interrotto più volte per applaudirlo. Dalle 8 di questa mattina si vota in tutta Italia per eleggere il nuovo Parlamento e i governi delle regioni Lombardia, Lazio e Molise. 47 milioni di cittadini chiamati alle urne all'estero, seggi aperti oggi fino alle 22, domani dalle 7 alle 15. Il Viminale teme che il maltempo condizioni l'affluenza alle urne, che alle 12 è stata del 14,8%, un lieve calo rispetto al 2008. Domani sulla 7 lo speciale Non Stop, condotto da Enrico Mentana, a partire dalle 14.30 con i primi exit poll. Per la prima volta in Europa e in America gli aerei atterrano in anticipo. In realtà però a cambiare sono solo gli orari delle compagnie, che allungano i tempi previsti per evitare onerosi risarcimenti. E in tempo di crisi una novità, perché l'Italia e Air France pensano di costituire insieme una nuova compagnia low cost. Per lo sport, riflettori puntati stasera su San Siro per il derby milanese. Protagonista assoluto Mario Balotelli in maglia rossonera dopo 3 stagioni trascorse nell'Inter di Mourinho. Milan è favorito dopo la vittoria sul Barcellona, ma i tecnici Stramaccioni e Allegri puntano in realtà allo stesso obiettivo, ovvero vietato perdere. Buongiorno a tutti, buona domenica. Dunque, il Papa ha dato l'addio ai suoi fedeli questa mattina in una piazza San Pietro davvero stracolma. Ha guidato l'ultimo Angelus del suo pontificato. C'era molta attesa, soprattutto per le parole del Papa dopo l'Angelus. In realtà non ha dato una spiegazione al suo gesto, però è entrato un po' più in dettaglio, ha cercato in qualche modo di spiegare la sua decisione. Ha detto infatti che continuerà a stare vicino ai fedeli, pregherà con loro, ha detto: Dio mi ha chiamato sul monte, ma non abbandono la Chiesa. L'evento, vi dicevo, è stato seguitissimo già dalle prime ore di questa mattina. Decine di migliaia di fedeli hanno riempito Piazza San Pietro, sono addirittura stati installati 4 maxi schermi per poter permettere a tutti di partecipare all'evento, un evento che è stato, come era ovvio e prevedibile, seguito da tutte le televisioni del mondo. Il Signore mi chiama a salire sul monte, a dedicarmi ancora di più alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Anzi, se Dio mi chiede questo, è proprio perché io possa continuare a servirla con la stessa dedizione e lo stesso amore con cui ho cercato di farlo fino ad ora, ma in un modo più adatto alla mia età e alle mie forze. Il primato della preghiera, senza la quale l'apostolato e la carità, dice Benedetto XVI, si riducono ad attivismo. Nessun accenno dunque nel suo ultimo Angelus alle motivazioni che l'hanno spinto alle dimissioni, se non l'avete sentito, un accenno all'età. Nessun riferimento, sia pure indiretto, velato, come pure ipotizzava qualche osservatore vaticano, sulla missione che toccherà a chi sarà chiamato a sostituirlo al soglio di Pietro. Il Papa, di fronte ad almeno 100.000 persone, stamani si è concesso solo una battuta sul tempo che sembra aver siglato per questo evento storico una tregua. Grazie. Grazie. Ringraziamo il Signore per il po' di sole che ci dona. L'ultimo Angelus di un Papa e di missionario si incardina dunque sull'importanza della preghiera, sulla quale il Papa è ritornato sia sul suo ultimo tweet, pregate per me e per la Chiesa, confidando come sempre nella provvidenza di Dio, sia congedandosi dopo aver dato la benedizione e l'ultimo saluto in ben 6 lingue, con la voce rotta dall'emozione e dagli applausi. Vi ringrazio per l'affetto e per la condivisione, specialmente nella preghiera di questo momento particolare per la mia persona e per la Chiesa. A tutti auguro una buona domenica, una buona settimana. Grazie, in preghiera siamo sempre vicini. Grazie per voi tutti.
Dunque una vicinanza ai fedeli ribadita dal Papa Benedetto XVI, che vi ricordo il prossimo 28 febbraio finirà di fatto il suo mandato con le dimissioni alle 20 della sera, si recherà poi a Castel Gandolfo per 2 mesi e poi si ritirerà nel monastero Mater Ecclesiae all'interno delle mura leonine, all'interno del Vaticano. Naturalmente dopo quella data, dopo il 28 febbraio, comincerà appunto l'elezione del nuovo Papa, dunque ci sarà il conclave. Proprio sul conclave si è detto e scritto moltissimo in questi giorni. L'ultima notizia che riguarda il conclave è la pubblicazione, sembra proprio quasi certamente domani, del motu proprio, cioè un documento in cui in qualche modo Benedetto XVI torna sulle norme della legge che regolano appunto l'elezione del pontificato e anche, secondo alcuni che hanno visionato il documento, che si tratterebbe di un documento peraltro di poche pagine, dicevo, torna sulla data possibile del conclave, sulla sua possibile anticipazione decisa dal Consiglio dei Cardinali. La data di cui si parla in queste ultime ore è il 9 o l'11 marzo prossimo. Vediamo. Il motu proprio, a firma Josef Ratzinger, dovrebbe essere pubblicato nella giornata di domani. È la seconda volta che il Papa tedesco mette mani alle norme che regolano l'elezione di un pontefice. Chi ha visto il documento parla di 10 righe, non di più, dove si citano esplicitamente la questione legata all'inizio del conclave e le nuove norme che permetteranno di svolgerlo secondo tempi più brevi. La data per l'elezione del successore di Benedetto XVI uscirà comunque dalla Congregazione Generale dei Cardinali. Votanti sono in totale 117, 61 arrivano dall'Europa, 28 sono italiani, uno solo dall'Oceania. Dal 1 marzo, secondo i calcoli, ogni giorno può essere quello buono per dare il via all'elezione. Le date più ricorrenti per l'inizio delle operazioni di voto vanno dal 9 all'11 marzo per arrivare alla nomina del nuovo pontefice non oltre martedì 19, in tempo per vederlo dunque in San Pietro celebrare la messa di Pasqua. Insomma, un'ulteriore accelerazione dei tempi c'è stata, lo conferma anche il motu proprio per la cronaca ventilato già all'inizio della settimana appena conclusa. Forse il Papa si è voluto muovere in anticipo, prima dell'esternazione senza precedenti contro gli organi di stampa in senso generico fatta ieri, prima dal portavoce vaticano padre Lombardi e poi da una nota dura della segreteria di Stato guidata dal cardinal Tarcisio Bertone. A cosa si riferivano le due denunce? Evidentemente al clamore creato dai casi di pedofilia, alle pressioni affinché alcuni cardinali, rei di aver coperto casi di violenze, non partecipino al conclave. Tra questi l'americano Roger Mahoney, che proprio questa mattina ha confermato via Twitter di essere in procinto di partire per Roma. E ancora al caso Vatilix, con il furto dei documenti papali da parte del maggiordomo Gabriele e poi la verità sullo IOR, la Banca Vaticana, argomenti delicati di per sé, trattati secondo la segreteria di Stato con pericolosa leggerezza, specialmente negli ultimi tempi. Intanto le manovre di avvicinamento al conclave procedono nel mirino degli analisti e degli esperti di cose pontificie. Ci sono i movimenti del fronte cardinalizio nordamericano, cresciuto in fatto di credenziali negli ultimi giorni, e poi quelli del gruppo dei cosiddetti grandi elettori romani, cardinali italiani considerati determinanti, guidati ancora da Tarcisio Bertone, a cui guardano in molti. Tra i papabili italiani il cardinale Scola resta a quanto pare il più accreditato, mentre si vocifera neanche questa sarà la volta del primo Papa Nero, ma trattandosi dell'elezione di un Papa tutto può succedere, come già accaduto in passato. Oggi è una giornata molto importante anche perché in questo momento il futuro dell'Italia, il destino dell'Italia è nelle mani degli italiani. Sapete, si sono aperte le urne questa mattina alle 8, si chiuderanno questa sera alle 22, si riapriranno domani per chiudersi alle 15. Circa 50 milioni di italiani sono chiamati appunto a votare per rinnovare il Parlamento, ma anche per scegliere i governatori di 3 regioni. Fondamentale, Lazio, Lombardia e Molise. Naturalmente la politica in queste ore tace, o almeno dovrebbe, mentre appunto gli italiani hanno preso in mano il destino del paese. Come previsto, le condizioni del tempo non stanno particolarmente aiutando, ci sono alcuni disagi soprattutto nel centro-nord a causa di neve e di pioggia, ma tutto si sta svolgendo regolarmente. Sono anche arrivati i primi dati dell'affluenza, che sono, rispetto al 2008, le ultime consultazioni leggermente in calo. Sentiamo. Urne aperte dalle 8 di questa mattina per le elezioni politiche per le regionali di Lombardia, Lazio e Molise. L'affluenza degli elettori alle ore 12, secondo il Ministero dell'Interno, è leggermente in calo rispetto al 2008, circa 2 punti in meno, il 14,8% contro il 16,5% di 5 anni fa.
Colpa forse anche del maltempo se gli elettori italiani non hanno risposto positivamente all'appello del voto a recarsi alle urne. Certo, almeno per ora, perché l'esercito di chi è ancora in dubbio se andare o no è numeroso e il maltempo potrebbe aumentare questa incertezza, anche se la vera incognita rimane comunque legata ai tanti indecisi. Sono loro che probabilmente faranno la differenza in queste elezioni dove l'esito non è affatto scontato, magari con una scelta all'ultimo minuto nella cabina elettorale. Alcuni dei 61.597 seggi sparsi in tutta Italia hanno ritardato l'apertura a causa delle abbondanti nevicate della scorsa notte, come è successo in Versilia. La neve sta creando disagi in molte regioni, in Toscana dove una slavina si è staccata in provincia di Lucca, mentre nel Pistoiese alcuni borghi sono rimasti isolati e in Sardegna colpita anche da un forte vento. La neve ha invece risparmiato Milano, dove ha votato il presidente del Consiglio uscente Mario Monti. Il candidato premier di Scelta Civica, il più mattiniero fra i candidati, si è recato al seggio alle 9.30 accompagnato dalla moglie, dalla figlia e dai nipotini. Sempre a Milano ha votato in tarda mattinata anche l'ex premier Silvio Berlusconi, contestato all'uscita del seggio dalle femministe di Femen a seno nudo. In quasi tutta l'Emilia, invece, dopo le abbondanti nevicate di ieri, oggi si è rivisto il sole. Anche a Piacenza, dove intorno alle 11 ha votato Pierluigi Bersani, candidato premier del centro-sinistra, arrivato al seggio insieme alla moglie e alle figlie. Più o meno alla stessa ora ha votato a Roma, nel quartiere Monti, a due passi dal Quirinale, anche il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. Antonio Ingroia, candidato premier di Rivoluzione Civile, ha votato invece in tarda mattinata a Palermo. Non si è ancora recato a seggio Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, atteso al voto nella sua Genova. Adesso parliamo di economia, o meglio di trasporto aereo, perché in tempo di crisi sembra che la decisione, la scelta di fornire servizi a prezzi bassi sia vincente, tanto che tre grandi compagnie, tra cui anche l'Alitalia, stanno pensando, valutando l'ipotesi di fondersi, appunto, per fondare una società, una compagnia low cost, per cercare di sfidare, di combattere sul terreno Ryanair e EasyJet. Ma c'è un'altra novità che riguarda il trasporto aereo e che riguarda gli orari in particolare. Non so se avrete notato, ma negli ultimi tempi c'è una particolare puntualità degli aerei, ma questo non dipende soltanto dalla bravura delle compagnie o dei piloti, c'è anche dell'altro, sentite. La notizia arriva dagli Stati Uniti, ma coinvolge anche i viaggiatori europei. Per la prima volta nel 2012 gli aerei atterrati in anticipo sono stati in numero maggiore di quelli arrivati in ritardo o deviati verso altri scali. A porre rimedio a questa ormai cronica mancanza non è stato però solo il desiderio da parte delle compagnie di garantire ai passeggeri il rispetto degli orari previsti, quanto quello di ridurre il numero dei viaggiatori da risarcire. Un costo che pesa molto sui bilanci delle compagnie, che hanno deciso di correre ai ripari allungando i tempi di percorrenza dei voli. Così si scopre che nel 2012 la quasi totalità delle tratte nazionali degli Stati Uniti, il 93% circa, aveva una durata superiore a quelli del 1995. Come dire che se si allungano i tempi si riduce automaticamente anche il numero di passeggeri che possono chiedere di essere rimborsati per eventuali ritardi. Una politica, questa delle compagnie d'oltreoceano, che anche se con percentuali diverse è stata subito adottata anche da quelle italiane. Se si confrontano infatti i tempi di percorrenza dell'anno passato con quelli del 2009, scopriamo che questi sono stati allungati nel 36% delle tratte, mentre nel 40% sono stati ridotti. La crisi economica globale non ha risparmiato dunque neanche il settore dei trasporti e così, per invogliare i passeggeri a viaggiare, le grandi compagnie di bandiera starebbero valutando la possibilità di entrare in diretta concorrenza con le compagnie a basso costo. Il numero uno del gruppo franco-olandese Spinetta, durante l'ultimo consiglio d'amministrazione di Alitalia, avrebbe infatti ventilato l'opportunità di fare sinergie tra il vettore low cost di Air France e Air One, il marchio gemello di Alitalia, che si potrebbe dunque caratterizzare per il mercato low cost sul corto e medio raggio, in modo da fare concorrenza a Ryanair ed EasyJet, che di recente ha avuto dal Consiglio di Stato il via libera a volare sulla ambita tratta Roma-Milano. Vediamo lo scandalo della carne di cavallo usata impropriamente all'interno della catena alimentare. Lo scandalo si sta allargando sempre più, oramai sono praticamente coinvolti tutti i paesi europei. Su indicazione del ministro dell'agricoltura francese, moltissimi prodotti sono stati ritirati, anche se alcuni, c'è il sospetto, siano già stati consumati in Francia. In Italia invece, come sapete, è rientrato l'allarme legato alla multinazionale Nestlé, mentre si sta indagando su una piccola casa di produzione nel bolognese. Mentre tutto questo, mentre la Coldiretti si inserisce all'interno di questo scandalo fornendo i dati più in generale della contraffazione alimentare, che sono piuttosto allarmanti.
È cominciata in Gran Bretagna, è arrivata anche in Italia, ma adesso in pratica non c'è nessun altro paese della Comunità Europea e non solo immune dallo scandalo della carne di cavallo di dubbia provenienza venduta come carne di manzo. La Francia era stata uno dei primi paesi coinvolti nella vicenda. Ieri ne ha parlato anche il presidente Hollande, quasi costretto a prendere posizione dopo l'annuncio del Ministero dell'Agricoltura che tre cavalli imbottiti di un antinfiammatorio, il fenilbutazone, arrivati dalla Gran Bretagna sono finiti nella catena alimentare. In visita ai padiglioni del Salone dell'Agricoltura di Parigi, Hollande ha dichiarato: ci sono dei dubbi, per non dire delle frodi, causate dalla mancanza di etichette. Pretendo che sia indicata la provenienza delle carni contenute nei pasti pronti. In attesa che arrivi quanto richiesto da Hollande, anche nel nostro paese continuano i controlli dei carabinieri dei NAS sulla carne venduta nei supermercati. Di irregolare per ora c'è solo il caso delle lasagne del gruppo Primia di San Giovanni in Persiceto, farcite con carne equina non indicata in etichetta, mentre sono già state dissequestrate le 26 tonnellate di carne della Nestlé analizzate e risultate solo di manzo. Oggi la Coldiretti ha reso noti i dati sulle frodi alimentari scoperte nel 2012 nel nostro paese. Negli ultimi 12 mesi i NAS hanno sequestrato 20 milioni di chili di prodotti per un valore di quasi mezzo miliardo di euro. Dati che non comprendono ancora la carne di manzo con tracce di DNA equino ritirate ora dal mercato, carne che per il momento non rappresenta un rischio per la salute. E forse anche in base a questo c'è già chi pensa a un suo riutilizzo. Si tratta di Hartwig Fischer, parlamentare tedesco della CDU. Diamola ai poveri, ha detto Fischer, scatenando un'immediata ridda di polemiche. Beh, come mi pare evidente. Veniamo a un altro scandalo, uno scandalo di tutt'altro tenore che ha coinvolto l'attore francese Gérard Depardieu. Sapete che ha deciso di scappare, addirittura di rinunciare alla cittadinanza francese per prendere la cittadinanza di un altro paese a causa del sistema di tassazione voluto da Hollande, in particolare quella che riguarda il 75% di tasse per i redditi milionari. Sapete che poi si è fatto avanti Putin, gli ha proposto la cittadinanza russa, gli ha addirittura offerto appunto una casa in Russia perché c'è la necessità di trasferire la residenza nel paese di cui si prende la cittadinanza per la Russia, e dunque oggi è avvenuto e c'è stata la famosa inaugurazione della nuova casa di Depardieu appunto proprio in Russia. Guardate. Via della Democrazia numero 1, Saransk, Mordovia, Russia. Chi cercasse Monsieur Depardieu ora sa dove trovarlo. Da ieri è questa la residenza ufficiale della star francese più internazionale. Che facesse sul serio, l'attore 64enne l'aveva dimostrato già il mese scorso ricevendo direttamente da Vladimir Putin il passaporto russo. La cittadinanza al presidente Zar l'aveva chiesta per protestare contro la scure sui redditi dei super ricchi che il socialista François Hollande vuole introdurre in Francia. L'aliquota del 75% per i milionari è roba da dittatura, aveva denunciato l'Obelix cinematografico diventando il testimonial della dissidenza fiscale. Meglio a quanto pare la libertà in stile putinista, con quell'indirizzo dal valore simbolico scelto non a caso. Peccato che la Mordovia, regione 650 km ad est da Mosca, in epoca sovietica ospitasse i campi di detenzione dove finiva chi contestava il regime, e che in uno di questi oggi stia scontando la condanna a 2 anni una delle ragazze delle Pussy Riot, il gruppo punk, processato l'anno scorso tra le proteste della comunità internazionale per oltraggio alla religione ortodossa e allo Stato. Prima una tappa a Mosca, con serata ufficiale al Teatro Bolshoi, poi lo sbarco a Saransk, accolto con tutti gli onori, e l'ingresso nell'abitazione assediata dalle telecamere. Vedremo adesso se il memorabile Cyrano lascerà definitivamente Parigi e la Francia. In realtà per la legge russa si ottiene la cittadinanza solo se si è anche residenti, e la mano a Depardieu l'ha data un amico di vecchia data. La casa di Via della Democrazia è di Nikolai Bordachev, il direttore dell'Archivio di Stato del Cinema Russo. Dunque rimane comunque nel suo ambiente, nel suo entourage Depardieu. E adesso vi facciamo vedere delle immagini di una rapina che è avvenuta nella capitale, a Roma. Sono immagini in realtà che riguardano un episodio come purtroppo ne avvengono tante, non soltanto nella capitale naturalmente, ma sono davvero colpiscono perché testimoniano molto bene la paura e il terrore delle persone che sono coinvolte, soprattutto delle persone che lavoravano, che erano entrate in banca per lavorare e che invece si sono trovate ostaggio appunto del rapinatore. Guardate.
È pomeriggio, l'ufficio postale è semivuoto, l'uomo si avvicina al bancone come per chiedere un'informazione. Poi mette una mano in tasca e tira fuori un sacchetto di plastica verde. Lo porge all'impiegato e simultaneamente, brandendo un taglierino, mette un braccio intorno al collo di una donna. Lei si divincola e si accuccia a terra col rapinatore, che però non la molla e continua a tenerla sotto controllo. Non tutti i presenti si rendono immediatamente conto di ciò che sta accadendo. Sicuramente la prima a capire quel che succede è la signora dalla gonna rossa proprio accanto al bandito, ma altri, come quella poco più in là, lo ignorano. Finché lui non impreca, sbattendo forte, un pugno sul bancone, probabilmente minaccia gli impiegati. Il video della telecamera di sicurezza è senza audio, ma le immagini rendono tutto il terrore dell'ostaggio e di quelli più vicini al malvivente. Nessuno si muove, nessuno cerca neppure di fermarlo. Ad un certo punto l'uomo si stacca dalla donna terrorizzata e sembra volerla rassicurare con un gesto. Il viso di lui si vede poco, il dorso della mano scoperta, con cui indica, minaccia, ordina, ha sopra un grande tatuaggio. Prende i soldi dal sacco, se li mette in tasca, continua a parlare, minaccia ancora dalla porta prima di uscire col bottino, 1.300 euro. Si allontana verso la vicina stazione ferroviaria di Valle Aurelia, ma non farà in tempo a salire sul treno, che i carabinieri, allertati dopo la rapina, lo fermano. Italiano, 24 anni, residente in Inghilterra, di mestiere fa il tatuatore. I tatuaggi lo ricoprono, anche sul viso particolare che l'ha inchiodato. Adesso parliamo di calcio, di campionato. Oggi sapete, la giornata del derby e protagonista su tutti è Balotelli, che si fa notare non soltanto, almeno non questa volta, per le sue intemperanze di carattere, ma soprattutto perché deve avere a che fare oggi rossonero con il suo passato nero-azzurro. Questo naturalmente avviene, quindi questa partita e questo derby, come molte oggi in Italia, sotto condizioni meteorologiche piuttosto difficoltose. La neve infatti ha già portato al rinvio di Bologna-Fiorentina, mentre si gioca, è oramai almeno fino a questo momento ufficiale, la partita Atalanta-Roma, nonostante la nevicata piuttosto copiosa che ha ricoperto questa mattina la città di Bergamo. Ma torniamo al derby. È un derby dal forte sapore di spareggio Champions. Inter e Milan sono divisi da appena un punto, ma la sensazione è che il diavolo stia messo meglio, e non solo per il fresco sorpasso che ha capovolto le gerarchie della sfida. Allegri ci arriva con lo slancio della vittoria sul Barcellona, un'impresa che gli è valsa la pubblica riconferma, spostando tutta la pressione sul collega Stramaccioni. Il tecnico nerazzurro ha sempre vinto contro i cugini, ma i recenti affanni della sua squadra lo hanno spinto nel vortice delle critiche. C'è tanta voglia di fare bene, ma c'è tanta voglia anche di girare certi giudizi. La gara del Meazza, in uno stadio pieno che il meteo prevede avvolto da una debole nevicata, sarà inevitabilmente la partita di Balotelli, per la prima volta da avversario contro il suo passato interista. Allegri lo invita a non cadere nelle provocazioni dei vecchi tifosi, che hanno comunque promesso di evitare cori razzisti, e lancia Super Mario nel tridente offensivo con El Shaarawy e Boateng, che potrebbe sostituire l'acciaccato Niang. Sul fronte nerazzurro invece continua l'emergenza difesa, tutta da inventare. In attacco spazio al solo Palacio, con l'esclusione eccellente di Cassano. Domenica di derby e di neve, Bologna-Fiorentina è stata rinviata a martedì, mentre si gioca regolarmente Atalanta-Roma dopo il sopralluogo di questa mattina. Situazione sotto controllo anche a Parma e a Torino, dove la Juve non può permettersi di perdere punti contro il Siena. Ecco perché Conte rischia tutti i diffidati eccellenti, nonostante lo scontro scudetto di venerdì prossimo al San Paolo con il Napoli, che insieme alla Lazio scenderà in campo soltanto domani. Ieri intanto 0-0 nell'anticipo tra Palermo e Genoa, siciliani sempre ultimi e contestati dal pubblico del Barbera. Avete sentito che le condizioni climatiche mettono a rischio non soltanto in alcuni piccoli comuni le elezioni, la capacità di svolgere appunto il diritto di votare, ma anche alcune partite. Proprio poco fa si è saputo che però non dovrebbe essere a rischio, è stato confermato il volo svolgimento del derby di cui parlavamo nel servizio, nonostante la copiosa nevicata che sta colpendo Milano, perché la stracittadina si dovrebbe disputare grazie all'aiuto di teloni utilizzati per coprire il campo e al sale appunto sparso in questo momento sulle tribune. A proposito dell'incontro, si è saputo che Andrea Ranocchia ce la farà. Il difensore centrale dell'Inter infatti è stato inserito nella lista dei convocati diramata da Stramaccioni, e non solo, sarà presente anche Cristian Chivo. Erano entrambi a rischio per le loro
condizioni fisiche. E adesso continuiamo a parlare di sport, però anche in qualche modo di cronaca, perché il piacere dello sport a Daytona in Florida si è trasformato in paura, in terrore, soprattutto per gli spettatori che assistevano a una delle gare di NASCAR, perché proprio a pochi minuti dalla conclusione del giro circa una decina di auto si è scontrata, è stata coinvolta in un incidente, è finita in qualche modo sugli spalti, ferendo davvero un numero discreto di spettatori. Guardate. Stewart 33 and contact. Smith turned around. Tony Stewart is going to win this race. And a terrible crash coming to the finish. Come in un film, ma tutto vero. Sono le immagini dell'ultimo, speriamo nel vero senso della parola, incidente automobilistico avvenuto in una gara. Stavolta non c'è stato il morto, ma 33 feriti e dobbiamo pensare che sia andata proprio bene. Circuito di Daytona, Formula NASCAR, ovvero auto superpotenti come le nostre più popolari Formula 1 con la scocca delle vetture di serie. Era la prima gara della stagione, un'apertura col botto. Le vetture si presentano al via dell'ultimo giro compattate dalla safety car. Un pilota si mette di traverso e l'esordiente, Kyle Larson, auto bianca, vola sulle protezioni che dividono il pubblico dalla pista. La vettura si disintegra ed alcune parti dell'auto, come pezzi del motore e alcune gomme, rompono la rete metallica di protezione finendo in tribuna. Impressionante, poteva essere una strage, ma fortunatamente a vedere la corsa non c'era troppa gente. Kyle Larson è uscito incolume dalla sua vettura e ha rilasciato subito un'intervista. Spero che tutte le persone coinvolte stiano bene, pubblico e piloti. Ho urtato due vetture e poi ho visto il motore della mia auto staccarsi dal corpo della vettura. Ho sperato di non travolgere nessuno. A fine gara, tono dimesso per la premiazione del vincitore Tony Stewart, che ha vinto per la 19ª volta la prestigiosa gara di Daytona 500. Dalle altre tribune la gente ha osservato con curiosità lo spettacolo. Il rischio è da sempre uno degli ingredienti del successo dell'automobilismo. Non esiste una pista più pericolosa di altre, ma quella di Daytona ha una lunga tradizione. Il primo grande incidente risale al 1960, una mega carambola passata alla storia come The Big One, il più grande incidente della storia, in cui rimasero coinvolte ben 37 vetture delle 68 in gara. Da allora sembra non essere cambiato nulla. I livelli di sicurezza, circuito e auto sono più alti, ma lo sono anche le velocità. Ci prendiamo solo qualche istante, poi torniamo in diretta.